Buongiorno a tutti, benvenuti per il ciclo di interviste per il decennale di sinestesia. Oggi il tema è la cultura e devo dire sono emozionato perché oggi abbiamo un ospite veramente speciale che sono sicuro che tutti conoscerete. Infatti è qui con noi Alessandro Barbero. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. La mia emozione è assolutamente sincera, lei ha un sacco di fan, devo dire, anche tra le fila dei nostri, insomma, dei nostri colleghi qua in sinestesia. Ma allora, la mia prima domanda è, come si diventa Alessandro Barbero? Per una concatenazione di fattori in parte casuali, come tutto quello che ci succede nella vita. Secondo me. E quindi un po' per volta, poi quando ci sono dei fattori che vanno a rivelare, come dire, delle potenzialità o delle capacità che uno neanche sospettava di avere, poi pian piano si viene instradati e alla fine si rimane incastrati dentro il ruolo che ci si è cuciti addosso. Insomma. Io ero un ragazzino timidissimo. E poi mi sono avviato a una carriera di studioso e ho fatto lo studioso. Poi, per carità, ho scritto, però a me è anche capitato di scrivere un romanzo 25 anni fa, ormai quasi in un'altra vita, di vincere un grande premio e di diventare famoso e di restare famoso per poche ore, come succede, o per pochi giorni, come succede in quei casi, e poi di ridiventare uno studioso completamente sconosciuto al grande pubblico. Quindi, insomma, non era predestinazione, evidentemente. E durante tutta gran parte della mia vita, appunto, non mi è mai venuto in mente che una delle mie capacità dovesse essere quella appunto di parlare in pubblico, di raccontare la storia, di fare delle lezioni di storia che sarebbero piaciute al grande pubblico. Quindi i nuovi media, in qualche modo anche internet, insomma, ha contribuito ovviamente alla diffusione. Come è cominciato questo successo e come la fa sentire, no, questa notorietà? Dunque, in realtà è cominciato con un vecchio media, cioè con la televisione, diciamo, perché il primo passo in questa direzione è stato quando Piero Angela, dopo avermi chiesto qualche consulenza, mi ha proposto di andare in trasmissione. E tuttora ci vado, devo dire. Super Quark è uno degli appuntamenti annuali fissi. È nato con quello e poi è nato con la creazione delle lezioni di storia da parte di Giuseppe La Terza. Prima all'auditorium di Roma e poi nei teatri di tutta Italia, e poi con gli inviti appunto ai festival. Sarzana credo che sia il primo dove ho cominciato ad andare regolarmente, e lì mi chiedevano tre lezioni all'anno, tre lezioni consecutive, diciamo, no? Nel weekend in cui si tiene il Certo. Festival della Di solito faccio un ciclo, una trilogia di lezioni. Dopodiché internet è stato il moltiplicatore. Perché più ancora della televisione, direi, perché certo un grande pubblico segue Super Quark, ma io in una puntata di Super Quark parlo 5 minuti, poi viene qualcun altro. E le lezioni possono anche avere davanti 1.000 persone in presenza, 1.200 come all'Auditorium a Roma, nella Sala Sinopoli. E giuro che è la prima volta che l'ho fatto, di essere solo su un palcoscenico con davanti 1.200 persone e con le luci che andavano giù. Francamente, come dire, il batticuore c'era e come. Immagino. Io non produco niente apposta per internet. Io sono Certo. completamente assente dai social. Ci sono delle pagine Facebook con il mio nome, ma le gestiscono altri. Ci sono su YouTube delle raccolte di podcast miei, ma li fanno altri queste cose. Professore, lei è esperto di Medioevo e spesso il termine Medioevo viene usato in accezione negativa, no? Per indicare qualcosa di fuori dai tempi, insomma, nel passato, di buio. Però sappiamo bene che il Medioevo non è soltanto questo, no? Il Medioevo è luci e ombre. Ha voglia di raccontarci tre invenzioni, tre avanzamenti della tecnologia che sono nate in quel periodo, e che hanno cambiato l'umanità? Ma guardi, premesso che il Medioevo è molto lungo, cioè la stragrande maggioranza dei nostri antenati sono vissuti nel Medioevo, diciamo da Gesù Cristo in poi, e ovviamente
Guardi, a me ogni tanto io racconto questa cosa, mi capita anche di raccontarla a lezione, e cioè immagina di trovarti davanti Giulio Cesare o Cicerone e di dirgli: guarda, la mia giornata oggi è stata così. Beh, mi sono svegliato, mi sono vestito, ho abbottonato i pantaloni, ho abbottonato la camicia, mi sono messo gli occhiali, ho sfogliato un libro per un po', poi avevo degli impegni, sono uscito, sono andato a lezione all'università, sono andato da un notaio per un contratto, sono andato in comune, avevo una pratica anche in comune, poi supponiamo di essere una persona che riesce a fare tante cose, sono anche un credente, sono andato a messa, ho fatto due chiacchiere col parroco, poi sono tornato a casa, sono fatto una pasta asciutta, ci ho grattugiato un po' di parmigiano sopra, e poi dopo di nuovo ho sfogliato un libro e poi ho fatto una partita a scacchi. Ecco, immagini di raccontare questo a Giulio Cesare o a Cicerone, non capirà una parola, non sa niente di tutto quello che gli hai detto, non sa neanche cosa vuol dire sfogliare un libro, perché lui srotola dei rotoli di papiro, non ha idea di cosa siano gli occhiali, di cosa siano gli scacchi, di cosa vuol dire andare a lezione all'università, andare dal notaio, non ha idea di niente di tutto questo. Racconti tutto questo a un fiorentino del tempo di Dante Alighieri, capisce perfettamente tutto, compreso grattugiare il parmigiano sulla pasta asciutta. Quindi in realtà... Ed è appunto, sempre medioevo, diciamo, comunque come... È sempre medioevo, poi ovviamente non sanno nel medioevo, non sanno cosa vuol dire farsi un caffè o cosa vuol dire accendere il computer, ovviamente. Beh, ecco. Certo. Però sanno, come dire, sanno cosa significa fare un assegno, fare un'assicurazione. Lei mi parlava di innovazioni tecnologiche, no? È tecnologia anche quella. Da un punto di vista dell'hardware c'è meno, indubbiamente. Forse gli occhiali sono la cosa più vistosa, effettivamente. Nonché, ripeto, il libro con le sue pagine da sfogliare, che nasce tra la fine dell'antichità e l'inizio del Medioevo, e che anche quello è un salto di qualità tecnologico enorme, visto che il libro di carta è tuttora la tecnologia più efficace che noi abbiamo per conservare informazioni e testi. Quindi nel Medioevo sono nate moltissime delle tecnologie, ma non solo, insomma, di tutte le cose che poi hanno plasmato fino ad oggi e plasmano tuttora il mondo, sì, l'umanità. Dei nostri modi di vita, dei nostri modi di, certo, vita moderni, nati tutti i paesi delle nostre campagne. In qualunque paesino italiano uno va a vedere, vabbè, quando nasce, quando è che abbiamo per la prima volta detto esisteva questo paesino nell'antichità? Nemmeno per idea, ma nel Medioevo esisteva, e di solito in qualche archivio ci sono dei documenti che raccontano di chi viveva in quel paesino, non dico nell'anno 1000, ma nel 1200, nel 1300, sì, naturalmente. Certo. Quindi è nato il paesaggio, sono nati i centri storici delle nostre città, sono nate le nazioni e le lingue che parliamo. Nell'antichità non c'erano mica gli inglesi, i tedeschi, i francesi, ma nel Medioevo sì che c'erano. Come? Certo. Beh, professore, le tecnologie, parlando di nuovo di tecnologie, no? Le tecnologie di oggi e i nuovi mezzi anche di comunicazione, podcast, YouTube e tutto quello che sono anche i social, volendo, possono essere un veicolo per trasmettere la cultura? Prima diceva appunto che nel suo caso lei non produce direttamente contenuti con la finalità di farli finire su questi canali, però parte insomma della grande amplificazione che tutto quello che è la sua produzione, ma in generale anche molta della produzione culturale di oggi passa da lì. Cosa ne pensa e come pensa che possano evolversi ulteriormente nell'ambito culturale le opportunità di questi media? Dunque, l'evoluzione futura che ci sarà sicuramente è molto difficile prevederla. Non dimentichiamo che nessuno scrittore di fantascienza aveva immaginato internet. Gli scrittori di fantascienza di 50 anni fa credevano che nel 2000 saremmo andati tutti in giro con automobili volanti e che avremmo passato il weekend su Marte e che avremmo mangiato cibo in pillole. Quanto invece a internet, assolutamente nessuno aveva concepito una cosa del genere. Quello che posso dire e che attualmente nel campo della produzione culturale e della comunicazione della cultura
A me sembra che internet sia ancora in una fase in cui è più efficace, appunto, come immenso magazzino dove andare a trovare cose che non sono nate per internet. Voglio dire, nella mia esperienza personale, ma credo di poter dire che in generale, quando si tratta di contenuti culturali, la meraviglia di internet è che tu ritrovi in un istante qualunque canzone che vuoi sentire. O qualunque brano musicale, ti interessa un certo quartetto di Haydn, lo trovi all'istante in 10 esecuzioni diverse. Vuoi rivedere un vecchio film degli anni 30? Lo trovi. Vuoi leggere un libro? Vuoi cerchi un manoscritto medievale della Bibliothèque Nationale di Parigi? Lo trovi. Cerchi una cinquecentina o anche un saggio, un articolo, una rivista che ti serve per la tua ricerca? No, in molti casi lo trovi e sempre più spesso troverai tutto lì. In questo senso, internet, appunto, ripeto, è anche in questo un grandioso moltiplicatore e potenziatore di contenuti non nati per internet. Laddove andiamo a vedere le cose specifiche di internet, io non ho in realtà competenza per parlarne perché appunto sono fuori, sto fuori dai social, però mi sembra di poter dire da quel poco che ne capisco. Che lì non c'è stata ancora la creazione di forme culturali, di contenuti culturali proprio tipici di internet. YouTube è grandioso perché ti mette a disposizione le cose prodotte al di fuori. Poi invece, francamente, andare a vedere il filmino del compleanno della bambina o del gattino che fa le fusa non è proprio allo stesso livello del dire vado a rivedermi un film di Eisenstein, no? Ecco, quindi a Certo. costo di spudoratamente snob, ma se parliamo di cultura, ovviamente, non mi sembra che neanche appunto i vari social ne producano allo stesso livello con cui invece la rete in generale conserva e ripropone ciò che è stato già prodotto prima, ecco. C'è qualche canale, qualche creatore di contenuti che sta creando effettivamente, per esempio, sì, su YouTube, ma anche sui podcast, no? Sta cercando di creare una cultura e di diffondere cultura anche attraverso questi canali con dei contenuti ad hoc. Però effettivamente concordo assolutamente sul fatto che siamo ancora probabilmente all'inizio di una rivoluzione Sì, culturale di ma volevo questo sottolineare tipo. che appunto in futuro certamente nasceranno nuove forme d'arte, Certo. nuove cultura integralmente, come dire, nate per internet. Digitali. Professore, lei prima diceva, nessuno ha previsto internet, nessuno ha previsto una rivoluzione come questa. E effettivamente abbiamo vissuto, un'accelerazione, no? Dalla nascita dei personal computer fino appunto arrivare alla connettività internet, alla diffusione della rete e oggi gli smartphone e gli altri dispositivi mobili. Tutto ciò ha effettivamente impattato molto la nostra cultura, ed è un qualcosa di forse non mai visto, no? Secondo lei c'è stato nella storia un periodo in cui, l'umanità è passata attraverso dei cambiamenti come quelli che stiamo vivendo oggi? O è una novità assoluta? Allora, dunque, io direi che l'umanità è sempre passata attraverso cambiamenti e ha sempre dimostrato una grandissima capacità di adattarsi ai cambiamenti. I cambiamenti ovviamente possono essere di tanti tipi, appunto, possono essere politici, sociali, economici. Noi adesso stiamo parlando invece di un grandioso cambiamento tecnologico, che ci mette a disposizione tecnologie appunto inimmaginabili fino a pochi anni fa. Lasciando più o meno uguale tutto il resto, peraltro. Rapporti di potere nella società, gerarchie sociali, tante cose rimangono quelle. Poi certo, sì, c'è chi costruisce nuove fortune sulla base delle nuove tecnologie, però non è che l'esistenza di internet ha cambiato, come dire, il rapporto fra il disoccupato e il miliardario. Sì, semmai ha reso ancora più ricco il miliardario, d'accordo? E ha Certo. creato qualche passatempo in più per il disoccupato, per tenerlo tranquillo. Quindi non è che non influisca, però quello che voglio dire è che di per sé è l'aspetto strettamente tecnologico delle nuove potenzialità che abbiamo che colpisce. Io però direi che quelli che nella seconda metà verso la fine dell'Ottocento, inizio Novecento, hanno visto comparire l'automobile, il telefono,
hanno visto scavare le metropolitane nelle viscere delle loro città e hanno visto i primi aeroplani che si staccavano da terra. Io credo che anche quelli vissuti in quegli anni, 1890, 1900, 1910, hanno vissuto un cambiamento tecnologico pazzesco, inimmaginabile. Ecco. Diverso dal nostro, perché più hardware che software, appunto, però anche loro. E noi non ci facciamo quasi più caso, ecco, perché appunto l'umanità si abitua con una facilità incredibile ai nuovi giocattoli che ha a disposizione. Come i nativi digitali daranno per scontato tutta una serie di cose che per noi sono assolutamente incredibili come risultati della tecnologia, no? Pensiamo appunto ai bambini che oggi prendono in mano un tablet e in pochissimo sono capaci di utilizzarlo anche molte meglio dei genitori stessi. Certo, dopodiché appunto la grande domanda è se il bambino che cresce sapendo usare un tablet cresca diverso dai bambini di una volta. Io non vorrei dire proprio con troppa sicurezza, però se dovessi scommettere tenderei a dire no, non è che gli esseri umani cambiano chissà quanto. Parlando sempre di cambiamenti radicali, di evoluzioni, anzi di rivoluzioni, no? Le pandemie del passato... come raccontava anche durante l'intervento alla notte dei ricercatori dell'anno scorso, hanno contribuito a plasmare molto la storia dell'uomo, dell'umanità. Secondo lei questa pandemia che tipo di tracce lascerà? Come ci potrà cambiare? Secondo lei è ottimista? Ci cambierà in meglio? Non ci cambierà particolarmente? Che cosa succederà quando sarà finito tutto? Dunque, premesso che mi avventuro su un terreno che non è il mio, perché come mi capita anche troppo spesso di dire, noi storici è già tanto se riusciamo a raccontarvi qualcosa del passato. La prima cosa che si impara è che tutti quelli che vogliono prevedere il futuro in generale non ci azzeccano. Ecco. Quindi, no, detto questo, si possono intravedere delle direzioni. Io, dove si mescolano un po' la previsione e il desiderio, naturalmente. Io credo che potremmo essere molto felici se, come dire, il mondo uscisse dalla pandemia con qualche dubbio sull'ideologia unica che ha dominato gli ultimi 40 anni, e cioè l'ideologia del privato, del profitto, della rendicontazione, del pareggio di bilancio, del risparmio e così via. Del risparmio sul welfare, ben inteso, sugli investimenti pubblici, perché poi in altri ambiti figuriamoci. No, ecco. Se dovessimo uscire con qualche dubbio sul fatto che il pubblico conviene smantellarlo perché non serve a niente, che nella sanità l'importante dal punto di vista dello Stato è risparmiare, che gli ospedali conviene chiuderli, che assumere medici o infermieri o anche ricercatori, ben inteso, meglio non farlo, così si risparmia e si può presentare all'Europa il pareggio di bilancio. Se dovesse venire fuori una svolta in questa direzione, non voglio dire che c'è, insomma, potremmo essere contenti, ecco. Ma però poi non ci dobbiamo muovere solo in una prospettiva italiana, e forse a livello mondiale, certo, che c'è una possibilità, diciamo, di un nuovo keynesismo, di un nuovo New Deal. Non dico che il vecchio Joe Biden possa essere un nuovo Roosevelt, però insomma, ecco, un po' di spinta sul fatto che gli stati devono spendere, investire, assumere, e che si sta tutti meglio così, ecco, forse quella potrebbe essere, come dire, la svolta culturale che potrebbe portare con sé la pandemia. Professore, speriamo davvero che insomma la politica, la coscienza comune sia colpita in qualche modo e spinta a investire sul lungo periodo, perché probabilmente anche quello che abbiamo visto, no? È che non si è mai guardato lontano, no? Nel tempo, no? Si è sempre guardato all'interesse nel breve, e questo forse è quello che poi ci ha portati anche ad arrivare a una pandemia come quella che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, la mancanza di lungimiranza politica, no? di capacità di, appunto, di investire, come diceva lei, su quello che poi è importante da costruire per il futuro, per costruire anche il futuro.
Direi di sì, non replico, perché siamo d'accordo su questo, vedo, mi fa piacere. Assolutamente, assolutamente. E come Alessandro Barbero come vede questo futuro proiettandosi in avanti di 10 anni? Adesso le chiedo veramente di guardare nella sfera di cristallo, no? Quello che vorrebbe vedere anche nell'ambito proprio della cultura, cosa auspica, qual è il suo sogno, insomma, nel neanche tanto prossimo, insomma, guardando proprio lontano. Io rimango sempre molto diffidente e in attesa e non mi aspetto niente. Poi, quindi, per carattere, a me è capitato di incontrare gli studenti dell'Università Statale di Milano in un grande auditorium strapieno nel febbraio dell'anno scorso, febbraio 2020, e di chiacchierare con loro sul fatto che la storia sembrava quasi essersi fermata a livello di grandi avvenimenti, di quelli che rimangono poi nei manuali di storia, di quelli che rimangono legati a una data, ecco, che in fondo nella loro vita, mi rivolgeva a dei ragazzi di 20 anni, nella loro vita avessero dovuto dire un grande avvenimento memorabile, non l'evoluzione storica sotterranea, che ovviamente non si ferma mai, ma un grande avvenimento memorabile. In fondo gli ho detto, cosa ci sarebbe? Boh, l'11 settembre 2001, poi dopo più niente apparentemente. Ecco, io dicevo questo ed è agli atti e su internet chiunque lo può ritrovare nel febbraio 2020. Quindi più smentito di così non potevo essere. Professore, un'ultima domanda. Noi in sinestesia abbiamo un'academy, abbiamo dei professori e degli insegnanti che raccontano e insegnano principalmente tecnologia, STEM, quindi scienze dure, no? E una serie di corsi anche per bambini e per i ragazzi. Noi vabbè, puntiamo molto sulla gamification, puntiamo molto sulla creatività, ma se dovesse dare un consiglio ai nostri professori, ai nostri insegnanti per coinvolgere e per essere più efficaci, che cosa direbbe loro? Ma guardi, è difficile dirlo perché secondo me i modi di insegnare, le tecniche di insegnamento non sono facilmente svincolabili dai contenuti. Anche se forse esiste una pedagogia che invece pensa che si possano separare le due cose, io non ci credo. Quello che è sicuro è che io ho un'esperienza nell'insegnamento di materie umanistiche e nelle materie umanistiche mi sentirei di dire che l'unica cosa che conta per rendere efficace un insegnamento è che l'insegnante provi passione per quello di cui parla e lo sappia far vedere, non abbia paura di farlo vedere, di mettersi in gioco, di tirarlo fuori. Questo ne sono convinto sia perché a me dicono spesso, professore, quello che contraddistingue la cifra del modo in cui è la passione che comunica. Forza di sentirmelo dire, mi sono convinto che deve essere vero. E se penso agli insegnanti che in vita mia mi hanno appassionato, per l'appunto, e del resto nelle materie umanistiche lo scopo dell'insegnamento è di appassionare, perché è di far capire una cosa che a prima vista non è ovvia, cioè che la storia è importante, che la letteratura, la poesia, la filosofia sono importanti per la nostra vita, che si può vivere senza, ma si vive meno bene. Queste non sono cose ovvie e non è facile andare a raccontare, come dire, al figlio di una famiglia operaia che ha il problema del lavoro che farà in futuro, che anche la filosofia può avere un posto nella sua vita, o la storia o la poesia, no? E invece è così, però bisogna legittimarlo questo. Professore, grazie, è stato veramente un immenso piacere averla qui con noi. È stato un piacere anche per me, è stata una bella intervista e quindi grazie a lei.